Buongiorno ragazzi, benvenuti al nuovo episodio del videocorso Power Bodybuilding di Rhino Nation. Andiamo a vedere lo schema sulle half reps, i mezzi rom. Allora, questo schema viene utilizzato in tantissime fasi dell'anno, ok? Per esempio, ora ve lo dico, in una fase di intensificazione dopo un 8x8, quindi un gran bel lavoro alla gironda, ok? Dove abbiamo utilizzato un carico su un 15, tra un 12 e un 15 RM. In questo modo noi andiamo a rialzare il carico, lavoriamo su comunque un rep range alto, ma con un carico più pesante, che equivale appunto a un 7-8 RM, in alcuni casi anche un 6-8 RM. E nel nostro caso specifico invece andiamo a lavorare con questo schema dopo un lavoro in statica, quindi dove abbiamo lavorato sempre sui mezzi rom, per dire sulle alzate laterali o sulla floor press nella panca, invece che su una panca manubrio, ok? Allora, io qui invece che farvi la progressione, dato che la progressione ce l'abbiamo qua e rimane fissa per 6 settimane, vi vado a spiegare proprio una composizione e uno schema di una scheda. Ragazzi, buongiorno, benvenuti al nuovo episodio del videocorso Power Bodybuilding di Rhino Nation. Oggi andiamo a vedere l'ultima parte del punto del modulo 2, quella che va a riguardare appunto la fase successiva alle half reps. Come abbiamo visto, abbiamo fatto tutti i lavori in statica, poi siamo passati al mezzo ROM, quindi dopo aver lavorato in statica sulle varie porzioni di ROM o sul mezzo ROM, abbiamo fatto i mezzi ROM dinamici. Ora passiamo dai mezzi ROM al full ROM. I mezzi ROM, ricordiamoci, non solo quel primo mezzo ROM. Ora andiamo a vedere, a capire perché. La split, come andiamo a vedere, è sempre in 4x. Io ho fatto una split dove poter lavorare meglio sui mezzi ROM nei vari tipi di ROM, poi vi spiegherò. Belt, hip, leg curl, calf, come vedete non cambia molto da quella dell'half reps. Io qui, ragazzi, posso invece belt, posso anche mettere un hack, non cambia nulla, è soltanto per un concetto mio di lavoro. Poi stacchi a gamba semitese, press, leg extension.